Le marionette come Cirillo, animato da Silvia Zambrenti, sono quelle con i fili. I burattini, invece, contrariamente alla vulgata consolidatasi con il romanzo Pinocchio, sono quelli da guanto. In Italia la tradizione del cosiddetto teatro di figura è antica e gloriosa. A Genova, al Museo di Sant'Agostino, è conservato il Teatrino Rissone. Risalente all'Ottocento, di area emiliana, comprende boccascena, 38 scene complete di fondali e quinte, mobilio, attrezzeria, 91 marionette, una ricca sartoria e circa 30 copioni. Acquistato a fine Ottocento da Vittorio Rissone, nel 1982 fu donato in lascito da Checco Rissone, figlio di Vittorio, ed Emi De Sica, figlia di Vittorio De Sica, al Museo Biblioteca dell'Attore, preziosa istituzione finanziata anche dalla provincia di Genova. È esposto al Museo di Sant'Agostino, ma pochissimo conosciuto dai genovesi. Per promuoverlo è stato deciso di organizzare, per 4 sabati consecutivi, dal 9 febbraio al 2 marzo, proprio presso il Museo di Sant'Agostino, un ciclo di 4 spettacoli di marionette. Il costo è di soli 5 euro, l'orario sempre alle 15.30. Alla fine degli spettacoli verranno realizzate brevi visite guidate al Teatrino Rissone. Il vero scopo di questa iniziativa è quello di valorizzare il grande numero di collezioni che abbiamo nel Museo Biblioteca dell'Attore e vuole far conoscere una istituzione che è conosciutissima fuori Genova e poco conosciuta dai genovesi. Il Museo Biblioteca dell'Attore ha delle donazioni, dei fondi di importanza fondamentale a livello nazionale e per cui abbiamo molte connessioni con tutti. Giusto che i genovesi lo conoscano. 4 le compagnie coinvolte. I Meditanti, la Balena Zoppa, il Drago Rosso e il Banco Volante, che realizza da anni un ciclo di spettacoli di marionette con compagnie provenienti da tutta Italia presso il Teatro dei Cappuccini di Genova. Anche se i bambini, diciamo, io, vabbè, questo lo dico io, che sono alienati dalla televisione, dai videogiochi, eccetera, eccetera, come hanno occasione di vedere i burattini rimangono affascinati, incantati, per cui penso proprio di sì, che sia una cosa bellissima per loro.